C'era una volta la società dello spettacolo di Guy Debord, ma adesso non viviamo più in una società dello spettacolo, non siamo più semplicemente consumatori. Tutte e tutti noi siamo costantemente produttori di performance. Oggi chi si sente a disagio nella società in cui viviamo vuol dire che ha almeno un pizzico ancora di sanità mentale, perché non è una società fatta a misura dell'essere umano, ma è una società fatta per una rincorsa verso un futuro che è però solo l'accumulo di quello che si ha già, non c'è un'ulteriorità, non c'è uno scopo superiore, per cui quello a cui viene spinto è una ricerca forsennata di un aumento di visibilità, un aumento di reputazione o un aumento di like, di follower. Nella società della performance, infatti, tutto quello che ha a che fare con la produzione di performance, e lo vedremo in un prossimo video che cosa significa performance e perché abbiamo scelto questo termine, tutto quello che ha a che fare con l'aumento di performance rischia di diventare l'obiettivo principale di chiunque, qualunque sia il tuo lavoro, qualunque sia il tuo numero di follower. Le dinamiche che interessano chi ha 15 milioni di follower non sono poi tanto diverse dalle dinamiche che interessano chi ne ha 150, tra cui ci sono solo colleghi di lavoro e parenti, perché siamo portati a comportarci in un modo che non è il nostro, ma è un modo indotto dall'esterno. Noi siamo frutto di una serie di condizionamenti collettivi, condizionamenti sociali, condizionamenti culturali, e non ce ne rendiamo conto. Quindi il modo in cui noi parliamo, le cose che facciamo, l'organizzazione mentale della giornata, il modo in cui pensiamo è fortemente influenzato dallo spirito di questo tempo. Il fatto è che noi non possiamo essere completamente integrati nello spirito di questo tempo. Abbiamo bisogno di qualcos'altro, abbiamo bisogno di un'ulteriorità, abbiamo bisogno di contattare quello che Jung chiamava spirito del profondo. Solo che non c'è più spazio. Tutto lo spazio è preso dalle dinamiche forsennate della società della performance, per cui siamo spinti a performare, siamo spinti a valutare gli altri per tutto ciò che fanno, siamo spinti e sappiamo di essere valutati costantemente per tutto ciò che facciamo, e non rimane tempo per nient'altro. Se qualcuno riesce a inserire qualcosa di spirituale o di trascendente, rischia di farlo sempre nell'ottica della società della performance, cioè per avere performance superiori, per essere la versione migliore di se stesso, e tutte queste belle frasi fatte che sono appunto dei condizionamenti. Che cosa significa? Che non si deve cercare di migliorarsi? No, ma che si deve riflettere costantemente se quello che si dice è frutto realmente di un proprio desiderio o se viene dall'esterno. Quindi se le parole che si usano, se le frasi che si usano e se i desideri che si hanno sono propri o sono messi in bocca giusto apposti dall'esterno. Nella società della performance ci si è quindi trasformati da consumatori a performer. Se Guy Debord aveva detto che da lavoratori ci eravamo trasformati in consumatori e quindi il nostro tempo libero era stato colonizzato dalle performance, la televisione, secondo tanti autori, era stata responsabile di questo. Pensate a quello che scrive Ray Bradbury in Fahrenheit 451. Ecco, adesso con i social network non siamo più semplicemente consumatori, noi siamo costantemente produttori, per cui viviamo nell'ottica di una produzione e rischiamo di percepire noi stessi come delle macchine che devono essere perfette, devono svegliarsi presto la mattina, devono essere sempre attive, non si devono fermare mai, e rischiamo di condurre la nostra vita personale come condurremmo un'azienda, per cui vedendo quello che facciamo come una serie di cose che devono aumentare il nostro fatturato, cioè la nostra soddisfazione. Vivere così è molto pericoloso, perché significa non darsi lo spazio durante la giornata e durante la vita per quelle cose che danno veramente un senso alla vita. Qual è il senso della vita? Probabilmente non c'è, ma si tratta di qualcosa che va costruito. Perché possiamo costruircelo, dobbiamo avere il tempo per farlo. Quindi per uscire dalla società della performance bisogna fare questo. Bisogna cercare di ricavarsi del tempo per contattare lo spirito del profondo, ma allo stesso tempo senza allontanarsi dagli altri. Cioè senza ricadere comunque nel narcisismo, nell'egocentrismo e nell'interesse personale. Nella società della performance l'interesse personale è la cosa principale, per cui un modo per fuggire ricadendo nell'interesse personale non significa fuggire veramente. Quello che abbiamo scritto in Tu non sei Dio, parlando della spiritualità contemporanea, in realtà quel narcisismo significa rimanere lo stesso ancorati a quel genere di dinamiche. E allora, come se ne esce?